Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale QueenSense. Io sono Francesca e oggi vorrei parlarvi di un profumo dopo forse 2 o 3 mesi dal suo lancio, che è questo ed è Girasole di L'Erbolario, penultima novità realizzata da questo brand. Nonostante qui su YouTube si sia parlato comunque di questo profumo, in effetti Girasole, che era uscito qualche giorno prima rispetto alla collezione dei profumi vintage, forse è stato un po' adombrato proprio da questi profumi in edizione limitata, cosa che comunque era anche abbastanza prevedibile, sia per un fattore di tempo, perché appunto questo profumo è stato lanciato all'incirca una settimana, 10 giorni prima rispetto ai profumi della collezione vintage, e poi ovviamente anche per altri fattori. In primis la scelta del formato e quindi ovviamente anche del costo del profumo. Infatti Girasole è disponibile unicamente in questo formato da 75 ml al modico prezzo di 32,90 euro. Ora io capisco veramente tutto, però è anche abbastanza ovvio che se l'azienda lancia un profumo nuovo, quindi un profumo che ancora non conosce nessuno, in un pack che diciamo è particolare, in questo alluminio stile Tesori d'Oriente, ma molto meno bello a livello di grafica di un Tesori d'Oriente, quindi diciamo un packaging sicuramente ecologico, ma quantomeno discutibile da un punto di vista proprio stilistico, e soprattutto lo presenta in un solo formato, quindi obbliga il cliente ad acquistarlo solo così. Beh, sinceramente penso che siano stati molti a pensarci parecchie volte prima di acquistarlo. Io personalmente, quando è uscito, non l'ho voluto prendere perché, non avendo la possibilità di provarlo, quindi non conoscendo il profumo, l'ho snobbato chiaramente, ma penso che sia anche abbastanza normale. Intanto perché non ho avuto la possibilità di sentirlo tramite la travel size, che devo dire, se ci fosse stata l'avrei presa, e l'avrei presa per testarlo, quindi no, ho deciso di lasciarlo lì dove stava e mi sono concentrata sui profumi della collezione vintage per l'appunto. Tra l'altro, spendendo praticamente un 7 € di più rispetto a questo, si prende un profumo della collezione vintage, che è in edizione da 125 ml, con un packaging molto bello, bottiglietta in vetro. Nel caso di Ombra di Tiglio e Narciso Sublime, stiamo parlando di vetroceramica, che è un materiale che a me personalmente piace tantissimo. Quindi ecco, conoscendo quei profumi e non conoscendo questo, e vedendo comunque questa modalità per cui ero obbligata a comprarlo a 32,90 euro, io mi sono detta: ok, no, preferisco gli altri profumi. Peccato quindi che non sia stata prodotta la travel size di Girasole. Io, ma penso anche molti altri, l'avremmo presa subito. Ed è un peccato perché in realtà questo qui è un profumo veramente buono, molto gradevole. A me piace, non mi ha fatto impazzire come pistacchio, devo essere sincera, non è stato un colpo di fulmine, però è oggettivamente un buonissimo profumo e mi sta piacendo abbastanza. Io ho provato il kit di Girasole che mi era stato inviato quando avevo acquistato i profumi della collezione vintage. Chi mi segue ricorderà forse il mio unboxing del pacco, e lì ho scoperto che effettivamente è un buonissimo profumo, così come è buonissimo anche il bagno doccia e la crema, veramente buoni. Però è chiaro che per me il prezzo è stato un po' alto, sinceramente. Devo dire che non mi è piaciuta questa scelta di marketing, non mi è piaciuto il fatto che comunque questa sia una confezione molto cheap, e proprio per questo in realtà secondo me avrebbero dovuto venderlo meno, non aumentare il prezzo. Quindi io personalmente l'ho acquistato perché l'ho trovato su Vinted, l'ho acquistato all'incirca sui 26 € compresa la spedizione, e così diciamo che è stato un compromesso accettabile. Però io non l'avrei comprato a prezzo pieno, e siccome mi è rimasto comunque il pallino di questo profumo quando l'ho provato, che era molto buono, che era anche un po' familiare al mio naso, e ora vi spiegherò perché, volevo comunque prenderlo prima o poi. Per quanto mi riguarda, secondo me per questo profumo è stata fatta una scelta di marketing un po' fallimentare, perché impedendo di poter prenderlo in travel size, credo che in tanti lo abbiano bypassato ed è davvero un peccato. E poi, come vi dicevo, a me questo pack non va assolutamente a genio. Ovviamente un profumo non si giudica dalle apparenze, quello che conta è il juice al suo interno, però no.
Non ci siamo. Erbolario ha sottolineato la scelta green che è stata fatta per questo profumo, perché si tratta di una confezione in alluminio riciclabile al 100%, quindi fondamentalmente riciclabile all'infinito. Però proprio per questo, proprio perché c'è stato un notevole risparmio rispetto alla consueta boccetta in vetro, dal mio punto di vista si doveva mettere a meno il prezzo di questo profumo. Comunque, dopo una valanga di critiche e lamentele che tra l'altro e la cosa assurda è proprio questa, non riguardano il profumo perché poi il profumo è buono in sé. Vorrei parlarvi un pochino di girasole. Allora, girasole si apre con note di bergamotto, note acquatiche e limone. Le note di cuore sono il girasole, lo zenzero e i fiori d'arancio ed infine le note di base sono vaniglia e miele. Ora, questo qui è un profumo veramente molto solare, delicato, che si apre appunto con queste note di agrumi, che però non sono degli agrumi sferzanti, prepotenti o troppo frizzanti, sono molto leggiadri e probabilmente risultano così smorzati da questa nota generica di acqua, questa nota acquatica che dona comunque nel complesso insieme al limone e al bergamotto una sensazione di freschezza quando si vaporizza il profumo. Sicuramente questa freschezza viene anche, come dire, aumentata dallo zenzero, però io personalmente sulla mia pelle, mentre su carta sì, sulla pelle non l'ho avverto molto lo zenzero, quindi un po' come se passasse in sordina. Ciò che invece poi durante l'evoluzione del profumo arriva molto forte è un mix di fiori gialli e fiori bianchi che rendono quasi un pochino tropicale questo profumo. Quindi nel cuore questo profumo è il girasole. In realtà il girasole, il cui nome comune è Lianthus annus, è un fiore che, per quanto mi riguarda, non ha un odore proprio specifico. Io l'ho avverto più come un odore fiorito di fiori gialli in generale, quindi di margherite di campo. E quindi sì, a questo punto l'ho avverto e stiamo parlando di una nota che effettivamente è molto solare ed estiva. O forse è più presente l'odore dell'olio di semi di girasole, che però non c'entra ovviamente nulla col profumo. Forse c'entra un po' più con il packaging, perché niente ragazzi, io la odio questa boccetta. Sembra effettivamente un po' sì, somiglia a una bottiglia d'olio di semi di girasole. Vabbè, tornando al jus o giù. Durante la sua evoluzione, questo profumo su pelle sprigiona veramente tanto i fiori d'arancio, che sono molto dolci, profumatissimi, insieme anche a delle note di fiori gialli e a un miele e una vaniglia sul fondo che contribuiscono a rendere questo profumo molto radioso, molto cremoso. E attratti dall'idea di una crema solare, quindi, come dicevo, i tropici, pur non avendo effettivamente delle note dichiarate di fiori esotici, come per esempio il frangipani, il tiere, non ha la nota di cocco, però ha un sentore comunque tropicale. Nel complesso, quindi, risulta molto cremoso ed estivo, solare, inizialmente fresco, ma poi man mano sempre più cremoso. Quando prima vi ho accennato al fatto che trovavo questa profumazione molto familiare, in realtà è perché a me ha ricordato tantissimo un altro profumo che l'anno scorso aveva fatto impazzire il web ed è Karma di Tesori d'Oriente. Ora non sto dicendo che questi siano due profumi uguali assolutamente o che questo qui sia ispirato a Karma, assolutamente no. Non sono dupe, non sono simili nelle note, nella loro piramide, anzi se proprio dobbiamo trovare una somiglianza direi che Girasole è molto più simile a Nettare di Sole, Acqua Allegoria di Guerlain. Però nel complesso devo dire che anche se le note di questi due profumi sono diverse, questa evoluzione tendente al cremoso tropicale ed estivo che io riscontro in Girasole la sento tantissimo anche in Karma. Nonostante Karma non apra con delle note fresche acquatiche, qui non c'è un'apertura fresca, agrumata assolutamente. Però devo dire che durante il dry down, nonostante quindi le aperture di questi due profumi siano molto diverse, io sento quell'amalgama di note fiorite, bianche e gialle, che qui in Girasole richiama molto la stessa amalgama che invece in Karma viene data non dal fiore d'arancio e dal girasole, ma dall'ylang ylang, dal tiare
e dal frangipani. Ora, quindi in entrambi questi profumi si sente questo mix di fiori bianchi e gialli. Poi in entrambi si sente anche molto una vaniglia di fondo. Qui abbiamo una vaniglia che è addolcita dal miele e qui una vaniglia che è molto addolcita dal cocco. Però nel complesso, ecco, questi sentori tendono un pochino a creare degli effetti simili. Quindi di fatto poi nel redown questi profumi si somigliano. Cioè, non so se sia un fatto che accade soltanto con la mia pelle, perché sicuramente su Mouillette si sentono di più le differenze, però non so, provateli se li avete entrambi e fatemi sapere la vostra opinione. Io effettivamente durante l'asciugatura trovo che abbiano un comportamento un pochino simile. Comunque, tornando a Girasole, volevo dire che se nel complesso quindi trovo che questa sia una fragranza oggettivamente buona, gradevole, estiva, dall'altra però ha diversi punti che giocano a suo sfavore. Quello ovviamente è un po', vabbè, ridicolo e trascurabile del packaging, orribile, ma appunto questo è un dettaglio banale perché ciò che conta in fondo è la fragranza. Poi quello che non è banale per niente è del prezzo, che trovo sinceramente eccessivo. A maggior ragione considerando il risparmio che l'azienda ha avuto nel produrlo in questo packaging anziché in una bella buccetta di vetro. E ultimo, ma non importanza, un altro punto a sfavore di Girasole sono le prestazioni scarse. Allora, lasciamo perdere l'intensità, che dopo 5 minuti si affievolisce subito, e la scia, che è un po' come tutti i profumi di l'erbolario, non c'è. Parliamo della durata. La durata è ridicola, veramente si tratta di 2 orette su pelle, poi comunque io lo riesco ad avvertire in realtà anche per un'altra ora circa, in cui appare come un po' uno skin scent, ma molto molto leggero. E poi basta, va rivaporizzato perché non si sente più. Quindi lo consiglio? Nì. Diciamo che vi consiglio sicuramente di sentirlo e se proprio dovesse essere amore a primo sniff, ovviamente vi consiglio di acquistarlo, però valutando tutti questi contro, diciamo che metterei un bel punto interrogativo su Girasole. Voi che cosa ne pensate? Io ovviamente termino qui questa recensione e aspetto anche di sapere che cosa ne pensate voi giù nei commenti. Ovviamente se il video vi è piaciuto vi invito a mettere like, sostenere il mio lavoro e iscrivervi al canale e io vi mando un bacio grande e vi do appuntamento alla prossima recensione, naturalmente sempre qui su QinSense.